spesso molto affollate. Molti dormivano. Tanti guardavano il maestro a bocca aperta e non lo capivano. Parlava un'altra lingua. Raccontava cose che non gli appartenevano. Spesso finivano dietro la lavagna in castigo, per colpe di cui non si rendevano conto. Prendevano bacchettate. Spesso pagavano il sadismo dell'autorità che li metteva i ceti sotto le ginocchia. Le parti del discorso, i verbi intransitivi, le guerre tra Cesare e Pompeo, le equivalenze tra metri cubi, cose di altro mondo. Ma c'era un mondo che accomunava tutti, il paese, la città, il quartiere. Erano segnati non solo dai limiti spaziali che quasi non esistevano, ma da eventi culturali. Il dialetto, con le caratteristiche inflessioni e cadenza, le unità di misura, uparmu, uquartarune, utamna giliso alicatisa, ucafisu, e gli eventi, nozioni condivise dalla comunità. Gli eventi scandivano la vita degli individui e delle comunità di appartenenza. Mia Sarì, che cattavo sulla figlia? Gia sì, che cattavo, cattà una creatura, vedissimo che bella, bella madre che sogno contenta. La nascita, come la morte d'altronde, le nozze erano degli eventi collettivi. La comunità partecipava e li accompagnava in vario modo, con riti diversi da un luogo all'altro, che erano condivisi. Non avevano bisogno di una spiegazione di maestri, quella c'erano stati da tanto tempo, erano nelle botteghe. Il maestro insegnava il mestiere al giovane apprendista, che si avviava a diventare falegname, fabbro, ferraio, barbiere, sarto. Dall'Unità d'Italia in poi, la grande novità. Bisognava fare gli italiani. Dovevano tutti parlare la stessa lingua, acquisire nuove abitudini impostate sul nuovo assetto civile e politico che spesso strideva con i costumi e le tradizioni della comunità. Cosicché, dopo circa 100 anni, ancora la scuola veniva vissuta come un corpo estraneo, come la costrizione obbligatoria che allontanava i giovani per lunghissimi periodi dalle famiglie e dalle loro comunità. Risate quando tornavamo affetti da Iolà e da Tajano.